Michela Picella, candidato alla carica di sindaco per le imminenti amministrative di Trento Raducenta del 20 e 21 settembre. Siamo oramai al giro di boa. Come sta vivendo questi ultimi giorni di campagna elettorale? Non si può negare che nei cittadini si avverte un certo disorientamento, quasi uno smarrimento, una disaffezione nei confronti della politica e degli attori politici. Quindi l'obiettivo principale che io mi sono posto con la mia squadra, soprattutto in questa fase, è quello di far riaccendere nei cittadini la voglia, la speranza di avvicinarsi di nuovo alla politica, alla cosa pubblica. E questo è possibile solo ponendo il cittadino al centro dell'agire amministrativo, quindi il cittadino con le sue esigenze, le sue istanze, le sue problematiche, e fare in modo che la nostra eventuale gestione amministrativa sia una gestione non verticistica, ma una gestione collegiale. Cosa significa per lei Trento Raducenta? Allora, Trento Raducenta per me, ho sempre avuto questa concezione della mia città, è un unico corpo, è un'unica anima, è un unico cuore pulsante. Quindi secondo me è inaccettabile che nel 2020, in epoca di globalizzazione, con la società che va a 2000 all'ora, si senta ancora parlare di questa diatriba tra Trentola e Ducenta, questo campanilismo. Io ritengo che un candidato sindaco che si propone di guidare una città debba essere valutato per le sue capacità, per la sua storia, non tanto politica quanto umana, per quello che può offrire alla città, per quello che si propone di realizzare, per la sua idea di città, ma non perché risiedendo su una parte di territorio, peraltro ricadente nella medesima città. Quindi determinate affermazioni che provengono da persone di una certa levatura politica mi meravigliano e mi lasciano basito. Quindi io alle divisioni rispondo con tre concetti: unità, cooperazione, comunità di intenti. Quali sono le linee programmatiche cui la squadra di Michela Picella ha lavorato durante questi mesi? La nostra intenzione è stata quella di mettere mano ad un programma che debba essere innanzitutto di facile comprensione, di punti realmente attuabili, che possano entrare non solo nella mente ma anche nel cuore di tutti i cittadini. Infatti è stata nostra cura in questo periodo diffondere anche il cartaceo del nostro programma elettorale, che prevederà interventi mirati per l'ambiente, per le politiche sociali, per la scuola, per i diversamente abili, per la sicurezza. E quindi noi puntiamo nel nostro agire amministrativo a mettere realmente in pratica i nostri proponimenti. Qualora dovesse conquistare il Palazzo Marchesale con la fascia tricolore, quali sarebbero i primi 3 punti cui lavorerebbe con la sua squadra una volta composta? Io ritengo che prioritario debba essere la sicurezza, perché un cittadino deve essere sicuro, sentirsi sicuro sul proprio territorio. E quindi creeremo un'anagrafe degli extracomunitari, di modo che quelli regolarmente residenti sul nostro territorio possano essere integrati appieno nel nostro tessuto sociale. Ma sicurezza intesa anche come sicurezza stradale, quindi promuoveremo delle campagne di sensibilizzazione nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni. Ma la sicurezza è intesa anche come ammodernamento e strutturazione migliore del sistema di videosorveglianza. Altro aspetto di fondamentale importanza sarà per noi l'universo scolastico. Ammodernare e soprattutto riqualificare gli istituti di ogni ordine e grado, e in particolar modo il liceo scientifico, che è il vero fiore all'occhiello della nostra città, che dovrà essere sicuramente contornato con maggiori aule, che dovrebbero essere ricavate, da come già detto precedentemente, nella ex pretura. Però lo faremo con interventi concreti, fattuali e non certamente teorici e propagandistici, dopo aver verificato le coperture finanziarie e dopo il parere di esperti del settore. Da tenere oltremodo in considerazione saranno le politiche sociali, in particolare con vicinanza ai giovani, ai diversamente abili e alle persone che vivono in una grave condizione di indigenza. È nostra intenzione promuovere il baratto amministrativo attraverso il quale, con piccole prestazioni collaborative e lavorative, i cittadini potranno avere uno sgravio totale o parziale dei propri tributi.